Fatto è, sono tornato. Ho delle grandi notizie per te. Vuoi che te le dico adesso oppure magari rimandiamo a dopo, visto che stai lavorando e non vorrei che commettessi degli errori. Niente. Mimmo, parla. Sono stato al CFP, il Centro di Formazione Professionale. Sì, e lì ho parlato con il professor Montani, una persona simpatica e alla mano, molto preparata. E lui c'aveva questo maglioncino tipo azzurrino, un colore tipo Mimmo, inchiostro. Mimmo, Mimmo. Cosa voleva il professore? Il professor Montani mi ha parlato di questo nuovo progetto del CFP. È una nuova forma di apprendistato molto conveniente sia per le aziende che per i ragazzi. Ragazzi, gli stage non ci interessano. Io non ho detto stage, non ho parlato di... No, 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 io non ho detto... Ho forse detto stage, io? Errore mio, ho sbagliato io, scusami, volevo dire apprendistato, ecco. Volevo dire apprendistato, che è diverso, sì. Allora, mi diceva il professor Montani che si tratta di un percorso lungo e noi possiamo formare il ragazzo all'interno della nostra azienda e a costi ridotti, concordando con loro tutto il percorso formativo. Lo sappiamo tutti come vanno a finire queste cose. Oggi è una grande giornata. Abbiamo battezzato un'alleanza nuova. E allora, brindiamo a saluto nostra. Che state facendo in azienda mia? Ci ripigliamo tutto quello che è nostro. Te misi con chi vuole malaffratata. Oi, Fra, tu sei rimasto bloccato in do passata. E non riesce a guardare il futuro. La barca mia l'hai tenuta in mano tu, Mimmo. E dove ci hai portato? Per far crescere la pianta, i rami secchi vanno tagliati. Professore, l'azienda è la mia. E te ne sciunata. Questi vogliono comandare a casa nostra. No, 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 no. Bisogna solo definire il percorso da offrire al ragazzo. Anche perché dobbiamo affiancargli un tutor anche all'interno dell'azienda, per fornirgli una formazione specifica e spiegargli tutte le fasi del lavoro. E poi tu saresti un insegnante perfetto, con tutta la tua esperienza, tutte le tue capacità. E dopo che avranno imparato, come credi che finirà? Io non volevo lavorare in azienda. Volevo il potere di farla fallire. Ci fregheranno il lavoro. E sai quanti sacrifici ha fatto nostro padre per questa azienda? L'ha ereditata dal nonno. Non è questo il punto. Il professor Montani mi ha spiegato che questa cosa potrebbe essere molto importante anche per la nostra azienda in termini di ritorno di immagine. Pensaci, l'azienda che apre le porte ai giovani. No, a me studiare non mi piace. Allora il babbo mi ha detto vai a lavorare e io gli ho detto non ce lavoro, perché è vero, ci sono tanti disoccupati in giro, tanti giovani, io che faccio? Gli rubo il posto, non è giusto. Ma se assumono loro, lo rubano a me. È assurdo! Siamo tutti sulla stessa barca, no? Signor Spardi, vuol dire che lei non sa se vuol lavorare o lasciar lavorare gli altri? No! Oddio, sì! Volevo solo essere coscienzioso, non sono mica un egoista io. Signor Spaddi, lei ha mai sentito il detto il lavoro nobilita l'uomo? È d'accordo? Oh, certo, Dante non sbaglia mai, è suo, giusto, è inconfondibile. Come dice lei capo, lei che comanda qua capo, io sono d'accordo, sì. Quale pensa che sia il suo punto debole? Un punto debole, sono troppo curioso. Sì, vedete, quando faccio le cose voglio subito sapere come vanno a finire. Anche adesso, per esempio, voglio sapere com'è andata. Muoio dalla voglia, penso bene, no? Apriremmo le porte agli imbranati. Altro che il ritorno d'immagine. Lascia stare, Mimmo, eh? Ma non ti ho detto la cosa più importante. Il professor Montani mi ha detto che noi con questa cosa avremo dei grossi vantaggi economici.
sgravi fiscali, incentivi, esoneri. Sai dov'è la fregatura? Nella burocrazia. Subdola delle fregature. Allora ti ho detto che penseranno a tutto loro. Per noi sarà un lavoro facilissimo. Pensa, per arrivare all'accordo è bastata una firma e una stretta di mano. Cosa? Per arrivare all'accordo... L'ho capito! Ma che hai nel cervello? Lo sai che non puoi prendere iniziative senza prima interpellarmi. Però il professor Montani... Basta! Ti sei fatto raggirare. Lo sapevo che dovevo pensarci io, lo sapevo. Adesso lo sai che fai? Richiami il professore e gli dici che non se ne fa niente. Chiaro? Sì. Però vedi, Pietro, il contratto non è vincolante. Se noi ci rendiamo conto che il ragazzo non è capace, noi possiamo recedere quando vogliamo. E su, e dai. Non credi nelle opportunità, nella meritocrazia? Se vigesse la meritocrazia, tu non ci saresti.